Dio creò gli uomini secondo la sua immagine, a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Oggi, 8 marzo, siamo qui non solo per festeggiare tutte le donne del mondo, ma anche per ricordare quelle povere vittime di violenze, fisiche e psicologiche, in tutte le forme. Violenze che non hanno senso, che avvengono anche soltanto per un capriccio. In passato, noi donne, cosa abbiamo avuto? Diritti? Amore? No. Venivamo considerate come oggetti, chiuse nelle mura di casa, isolate da divertimenti, da libertà e scelte. Eravamo dei fantocci dove gli uomini potevano scaricare la loro rabbia e venivano prese in considerazione soltanto per fare figli, svolgere mestieri casalinghi ed educare la propria prole. Ancora oggi, in alcuni paesi, le donne vengono considerate cose, non per mentalità, ma proprio per legge. Le leggi da quelle parti sono eccessivamente subdole. Ma a parte le leggi, in ogni parte del mondo, in un modo o nell'altro, c'è sempre qualche uomo, che sia o non sia in buoni rapporti con una donna, che continua a non rispettare la sua dignità. Donne picchiate, sfruttate, derise, addirittura uccise nei modi più orribili e brutali. Per non parlare delle tradizioni che ci sono in altri paesi, dove bambine di 15 anni sono costrette a sposare uomini di 50 e si ritorna alla violenza. Le donne, da generazioni, non hanno mai trovato la pace, né esteriore né interiore. Una domanda che molte giovani si chiedono è: cosa racconteremo ai nostri figli di questo orrore? Come sarà il futuro? Non possono saperlo, nessuno può. Ma ora, nel presente, qualcosa si può ancora fare. Ed è per questo che sto leggendo questo tema oggi. Noi, Scuola di Gallicchio, vogliamo protestare contro la violenza sulle donne. Sappiamo che la nostra protesta da sola non cambierà la situazione, ma se uniremo le forze, sì. Perché le donne non hanno nessuna colpa. Sono soltanto tanti angeli caduti che hanno avuto la sfortuna di trovare uomini che non sono uomini. Perché proprio l'8 marzo? Le origini di questa data sono controverse. Nel 1910, alla Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, Clara Zetkin propose di istituire una giornata internazionale delle donne. L'origine della data è legata a un terribile episodio di lotta operaia. Nel 1908 alcune operaie meccaniche morirono in un incendio, chiuse all'interno della loro fabbrica. Nel 1945, nell'Italia liberata, in quella ancora da liberare, i gruppi di difesa della donna, che operano nella Resistenza e l'Unione di Donne Italiane, celebrano la giornata dell'8 marzo. Proprio in occasione del primo 8 marzo, nell'Italia liberata, nel 1946, nasce la tradizione della mimosa. Si cercava un fiore facile da trovare, che potesse diventare un simbolo. Le romane dell'Unione Donne Italiane usarono quel fiore giallo che nasceva in tanti giardini di Roma e dintorni. Si è scelto l'8 marzo per trattare i temi e gli obiettivi, per migliorare la condizione femminile. Nel 1972, per la prima volta a Roma, alcuni gruppi femministi decisero di scendere in piazza l'8 marzo. L'appuntamento era a Campo dei Fiori nel pomeriggio. Partecipò anche una nota attrice americana, Jane Fonda. La manifestazione, formata da una cinquantina di donne, fu dispersa dalla polizia. Da quell'anno l'8 marzo divenne una giornata riconosciuta anche dal femminismo e fu occasione di grandi cortei di donne, assumendo un carattere più istituzionale e di festa.